Beh, sì, felice che abbiamo vinto, insomma non abbiamo fatto una goleada, però era importante vincere, non rischiare niente, perché comunque questa è una squadra di palleggiatori non di grandissimo livello, però insomma una buona squadra, quindi aveva delle insidie questa partita. Beh, sicuramente sì, anche perché è insperata fino a 2 mesi fa, e quindi giocare a Genova, insomma una qualificazione europea davanti allo stadio dove... E alla società dove sono cresciuto, per me è stata un'emozione grande. A volte sembrano parole fatte, però ero veramente emozionato e sono felice. Poi l'applauso della Nord è stato qualcosa di... sono dovuto inchinare, è stata una cosa molto bella che non dimenticherò mai. Vabbè, i regali ci si aspettano sempre, soprattutto le partite sono molto molto insidiose da parte qualsiasi partita oggi, però chiaramente noi abbiamo fatto il nostro, dobbiamo andare in Scozia consapevoli che siamo l'Italia e cercare con grande personalità di portare a casa la vittoria. Solo una cosa, hai detto, per rispiegarla, a Coverciano hai detto: io ho ancora 7-8 mesi, però non penso al ritiro. Che cosa volevi dire con questo? Mesi? No, a giocare ancora 7-8 anni, perché non... No, a parte gli scherzi, no, finché le gambe reggeranno giocherò, ma a quest'età non devi mai fare programmi. E sto bene, mi alleno con entusiasmo, non ci ho mai pensato io a smettere, non ci pensate voi, perché cerco di durare il più lungo possibile, però effettivamente dopo gli europei credo che comunque sia molto dura tornare. E vediamo, adesso ci godiamo il momento.